Piaccia o no, Nothing ha il suo stile. E il suo stile a me piace tanto. E quando Nothing mi ha chiesto se volessi provare le nuovissime Ear 2, la mia risposta è stata certo. D'altronde stavo per comprarle. Benvenuti sul mio canale, io sono Marco Campanella e oggi vi parlo delle mie nuovissime Nothing Ear 2 o 2, come meglio preferite. E già, anche Nothing si è accorta di me e questo non può che rendermi strafelice ed esattamente per due motivi. Il primo è che, come sapete, sono un grandissimo sostenitore del brand già da prima dell'uscita del suo debutto sul mercato. Vi lascio qua tutti i video che ho fatto. E la seconda è che tutto il lavoro finalmente che ho fatto in questi anni sta producendo finalmente enormi risultati, ma questo è grazie soprattutto a voi che mi sostenete sempre guardando e soprattutto commentando i miei video su YouTube, ma anche chi mi segue sulle altre mie pagine social come quella di Instagram e di TikTok, che mi invito a seguire se non lo fate ancora. E qui mi rivolgo a chi ancora non è iscritto al canale. Ragazzi, farlo non vi costa assolutamente nulla, ma per me e la nostra community è veramente importante, soprattutto quando poi alla fine possiamo parlare di questi oggettini tanto fighi. Oggi, quando si parla di Nothing, si pensa appunto al suo stile unico e non parliamo solamente del design trasparente, ma anche ad esempio del fatto che la confezione sia realizzata totalmente in cartone, e questo per essere sicuri che si possa riciclare. Ok, così come abbiamo visto anche per tutti gli altri prodotti del brand, è che soprattutto la cosa figa e unica è che possa essere aperta una sola volta, diciamo un'esperienza unica e assolutamente irripetibile. Le Ear One, le prime cuffie del brand che ho portato, se trovate qua il link, sono state molto apprezzate e lo dimostra il fatto che CarPay e la sua azienda siano riusciti a venderne addirittura 1 milione. Direi che il risultato non è assolutamente male, visto che era il loro primo prodotto, anche se onestamente continuo a vederne veramente poche, sempre troppo poche in giro. E fatemi sapere sotto nei commenti se per caso voi le avete e come vi siete trovati con le Ear One. Rispetto al primo prodotto, appunto le Ear One, il design di queste Ear 2 non cambia e mi sento di aggiungere anche per fortuna. Il case resta quadrato, trasparente, ma a quanto pare sono stati migliorati i materiali del cofanetto. È vero che lo sto usando solamente da una settimanella, ma diciamo che il coperchio dovrebbe, qua tutta la parte dell'involucro, dovrebbe essere maggiormente resistente ai graffi, e io questo lo spero perché le Ear One si sono graffiate tutte. Restando sul cofanetto, diciamo che la dimensione cambia, e questa è forse la prima vera differenza che salta subito all'occhio, che possiamo subito notare. Infatti rispetto alla versione del precedente, queste Ear 2 hanno un cofanetto decisamente più piccino e compatto, diciamo che sempre un pizzico più ingombrante rispetto alla concorrenza, e parlo di Apple AirPods Pro 2 piuttosto che le Galaxy Buds Pro e le Pixel Buds che ho e provo tutte, che io le provo tutte. Però tutto sommato è veramente solo una questione di abitudine. Sul cofanetto abbiamo questa parte bianca che nasconde i componenti di ricarica, e a proposito di ricarica abbiamo la wireless, che la fa ricaricare sfruttando appunto la ricarica inversa dello smartphone, e la tradizionale tramite cavo Type-C qui dietro. Abbiamo all'interno una batteria da 485 mAh proprio sul cofanetto e di 33 mAh sulla singola cuffietta, che da dati in scheda diciamo garantiscono un utilizzo di poco più di 42 ore complessive. Diciamo che io in questa settimana, con un uso veramente intenso, escludendo stamattina, le ho appunto ricaricate praticamente una volta sola e le ho sempre usate con la trasparenza attiva. Ora ne parliamo. Se considero il mio uso,
ok? Le trovo assolutamente allineate alle AirPods Pro 2 e alle Galaxy Buds Pro, un po' meglio delle Pixel Pro. Sempre sul cofanetto non manca il marchio Nothing Case, a dimostrazione che l'azienda presta molta attenzione ai dettagli del design. Le cuffie hanno il grado di protezione IP54 per garantire appunto resistenza a pioggia, diciamo leggere e sudore, come dicono loro. E io le ho testate anche sotto la pioggia battente mentre tornavo a casa in skate. Beh, diciamo che ancora vanno, funzionano, ma diciamo, voi non provate, perché non posso garantire. La custodia invece è certificata IP55, quindi diciamo che ha un pizzico di resistenza in più. Gli auricolari esteticamente mantengono la stessa forma del precedente modello, per fortuna. Lo stelo è veramente corto e riporta la scritta Nothing Ear 2, che mostra, all'interno sono mostrati tutti i bei componenti interni con le trasparenze. Abbiamo il punto rosso per l'auricolare destro e il bianco per il sinistro. È veramente una cosa tanto semplice quanto intelligente questa. Brava Nothing, anche perché con altre cuffie faccio sempre un gran casino. E poi diciamo che anche a livello estetico questo puntino rosso, anche a livello di design, mi garba veramente tanto, cioè proprio mi piace tanto, non saprei perché. La parte che entra nell'orecchio ha una capsula bianca che è piuttosto spessa e che nel mio caso si adatta... Oh cavolo, è partita! E che si adatta perfettamente al mio padiglione auricolare. Abbiamo inoltre la possibilità di regolare i gommini, quelli per noi ideali, per il nostro orecchio, tramite appunto una funzione dell'app di Nothing X. Loro sono assolutamente molto comode da tenere indossate e mai, assolutamente mai fastidiose. Va detto che le orecchie non sono uguali per tutti, diciamo che questa è una valutazione assolutamente soggettiva, ma per quanto mi riguarda, avendole provate diverse di cuffie true wireless, soprattutto in ear, posso dire che queste Ear 2 al momento sono le più comode in assoluto, anche le Ear 1. E se il comfort è l'elemento, diciamo, più importante nell'indossare a lungo appunto gli auricolari, chiaramente la qualità audio è assolutamente fondamentale. E sul punto Nothing ha creato internamente un driver dinamico appunto per la riproduzione del suono. Si tratta di un driver da 11.6 mm con diaframma personalizzato, quindi tutto studiato, che combina appunto il poliuretano e il grafene. Una roba tecnologica figa. Inoltre ha introdotto la certificazione Ayres Audio, utilizza il codice LHDDC 5.0, non funziona su tutti gli smartphone, quindi va controllato e controlla se appunto nel vostro è presente. In ogni caso questa funzione è di fatto trasmette l'audio fino a 24 bit e comunque non è abilitato in tutte le app di musica. Ad esempio io su Spotify a quanto pare non è supportato, invece su Tidal sì. Comunque fatemi sapere sotto nei commenti se per caso conoscete altre app che supportano questo codec, perché è molto interessante. In ogni caso, ragazzi, è una bella aggiunta, direi. Domani sviluppa, eccetera eccetera. L'app Nothing X ha veramente tantissime funzioni. Possiamo regolare l'audio sui canonici setting impostati, quelli classici, o spippolare con le frequenze per impostare il nostro audio preferito, oppure affidarci a un interessantissimo test personalizzato che valuta appunto il nostro udito e regola l'audio di conseguenza. Io l'ho provato in questi giorni e posso dire che sono assolutamente rimasto colpito da questa funzione, tanto da che a un certo punto non ho cambiato alcun parametro. L'audio è davvero ben dettagliato, anche solamente ascoltando brani su Spotify, quindi non al massimo col codec super, e soprattutto in movimento sullo skate, vi garantisco che si riesce proprio a captare dei dettagli che con altre cuffiette proprio non le riproducono, si sente
proprio. Quando ho ascoltato i brani ricchi di sfumature come ad esempio Nick Cave o i Morsiba, senti proprio come queste cuffiettine gestiscono bene proprio tutto lo spettro di frequenze. I bassi non sono mai troppo gonfi, anche se possiamo modificare il profilo audio con l'app, sempre con l'app Nothing X. Il suono è sempre veramente sempre avvolgente, è sempre ben bilanciato, anche quando ad esempio si ascoltano dei brani rock, un bel rock medioso, ecco, sfumature, bel sapore. Io non sono un audiofilo, ma ascolto tanta musica e provo tante cuffie, posso dirvi che sulle frequenze alte il suono mi è rimasto sempre bello cristallino. Allora, c'è da dire che sicuramente il perfetto fit con le mie orecchie aiuta, no? A sentire meglio, e posso dirvi che rispetto alle 1 queste Ear 2 e Ear 2 mi hanno davvero davvero impressionato. Credo che al netto dell'effetto che producono le AirPods Pro 2 di Apple con l'audio spaziale, queste ve lo spoilero già adesso, queste qui le preferisco. Le Nothing Ear 2 offrono una cancellazione del rumore che arriva fino a 40 dB, quindi è più una riduzione che non una cancellazione totale, ma forse anche sotto questo punto, e grazie al fatto che calzano alla perfezione, si può dire che mi hanno sorpreso veramente in positivo. Solitamente con le in-ear la sensazione è quella di chiusura, è strano, molto, è sempre fastidiosa, e invece qui il risultato è buono, ma senza il fastidiosissimo vattamento che alla lunga poi infastidisce, dura da tenere. È comunque possibile regolare la riduzione del rumore su 3 livelli, ma io ho utilizzato sempre l'Adaptive Mode, che si regola automaticamente, e che sempre grazie all'app di Nothing X possiamo regolare con un rapido e veramente divertente test. Le ho usate con la cancellazione attiva durante le sessioni di lavoro ad esempio il montaggio dell'ultimo video dello sfidozzo, quando attorno a me c'era un casino, figli, un casino assoluto. Posso dirvi che il rumore si sente, ma diciamo che è molto ben ovattato e non disturba, ma non siamo chiaramente a livello di cuffie tipo le AirPods Max ad esempio, ma diciamo che ci mancherebbe, sono delle cuffiette true wireless, allineato a tutto il resto, al resto della categoria top. La qualità della chiamata è, ragazzi, incredibile, e per dimostrarvelo vi faccio sentire e vedere, anche così certificate, un paio di clip registrate. Allora Manuel, facciamo questa registrazione. Come mi senti? Io sono con le Nothing Phone, sono con le Nothing Ear 2, collegato in questo momento con il Samsung S23, così facciamo una prova anche con un... vediamo la registrazione. In questo momento sono dentro il negozio, poi rifaremo la registrazione anche con le AirPods di Apple. Mi sto riprendendo in questo momento con l'iPhone. Ora sono fuori. Com'è il rumore? Rumore zero, perfetto. Zero, vero? Sì, ora lievemente, ora c'è stato rumore, ma non so se hai toccato qualcosa, però comunque no, zero. Rumore. Mi sto avvicinando sempre più alla rotonda. Ok, no, per adesso okay. Perfetto. Sono le macchie, vai, ti richiamo e proviamo con le AirPods. Ok. Adesso sono con iPhone e le AirPods Pro 2. Faccio sempre la stessa camminata, vado verso fuori, come si mi senti? Ora esco dal negozio e mi metto sempre nella solita rotonda, sto registrando con l'S23 Ultra, la clip che vedete. Come senti? Allora, con queste qua si sente, diciamo, la voce più realistica, però un po' più di rumore di fondo. Si e le macchine, un pochino, sì. Ho sentito qualche rumorino, sì. Lo senti, va bene, comunque si fanno sì. A casa i confronti. E adesso faccio vedere sullo skate. E in questo momento sono sullo skate e sono a una velocità di 10 km orari, quindi il vento si sente, già c'era un po' di vento. Come mi senti? Ah, si percepisce lievemente, ma bene, cioè sommato molto bene. Sì. Ah, ok. Aspetta, aumentiamo così. Faccio il giro della testa per vedere
Guarda, così il vento entra, non senti niente. E si sente un pochino, ma non è fastidioso, cioè Ok, non è tutto sommato fastidioso, bene. riesci a sentirmi per benino, cioè. Sì, sento bene, è un rumore di sottofondo che a volte si sente di più, a volte meno, però tutto sommato bene. Bene, ottimo. Allora, mi raccomando, ragazzi, seguite Manuel sul suo canale. Che applicazione devono scaricare, Manuel? Dillo tu. Numero di Hertz, dal link della descrizione del mio profilo. Ok, vabbè, lo metto anche sul mio video. Vai, grazie mille, Manuel. Abbiamo la tecnologia Clear Voice di Nothing che sfrutta tre microfoni ad alta definizione che troviamo appunto su ciascun auricolare, che captano sia il rumore esterno che la voce. Allora, secondo Nothing, è stato prodotto un algoritmo di intelligenza artificiale che automaticamente riduce e filtra i rumori diciamo, oltre 20 milioni di campioni sonori. Dite che sono numeri? Io, visto il risultato, onestamente ci credo. E diciamo che dopo aver ascoltato le due clip, quelle che vi ho fatto vedere, dovrebbe essere evidente anche a voi. Voto per me 10. Ritengo che siano le cuffie True Wireless migliori per le chiamate. Se poi aggiungiamo anche il comfort da prima della classe, per quanto mi riguarda, e la bellezza estetica, si è fatto bingo, si possono già prendere. Ma le funzioni di queste Nothing Ear 2 sono infinite e spippolare con l'app Nothing X è veramente un attimo per rendersi conto appunto che non è soltanto un prodotto plug and play facile, eccetera, ma ci sono veramente delle funzioni sfiziose, delle chicchissime fantastiche. E tra le tante troviamo la comodissima e per nulla scontata Dual Connection, che appunto ci permette di collegarci simultaneamente a due dispositivi, appunto, e dare questa contemporaneità. Durante questa settimana ho provato tantissime combinazioni e devo dire che su tutte ha funzionato alla grande. Samsung, Nothing, chiaramente, Pixel, iPhone. Se si sta ascoltando ad esempio della musica su un dispositivo e arriva una chiamata su un altro, le Air 2 si permetteranno appunto di rispondere con facilità, basta un tap e via. Loro sono Bluetooth 5.3 e tengono veramente bene il segnale anche se lo smartphone è molto distante. A casa mia giravo senza smartphone con le cuffie. Non manca chiaramente il Google Fast Pair per i dispositivi Android e il Microsoft Swift Pair, appunto per quelli Windows. Diciamo c'è bastato. Proprio mi è bastato aprire il case per connetterci. Possiamo anche utilizzare una funzione a bassa latenza per i giochi, anche se ho provato, aziona, non aziona, ho riscontrato che, diciamo, che anche senza ha una bassissima latenza, quindi io l'ho messo, tanto che ce frega. Adesso andiamo ai controlli e qui mi sento di fare una critica. Piccola, grande, manca il comodissimo swipe. Sulle Ear One si potevano usare sia i comandi swipe, perfetti ad esempio per regolare il volume, mi piaceva tanto, che quelli touch per portare avanti le tracce, eccetera. Su queste Ear 2 possiamo regolare tutto, veramente tutto, però solo col touch. Di fatto veramente non manca nulla e basta settare le miriade di possibilità tramite l'app e utilizzarle un po' per qualche giorno e il gioco è fatto. Ma diciamo che lo swipe per il volume onestamente mi manca un po', soprattutto sullo skate, in situazioni mi veniva meglio, mi piaceva di più. Diciamo che Nothing in questo si è giustificata dicendo che ha ricevuto diverse segnalazioni per un uso non corretto appunto dello swipe per un funzionamento non corretto. Onestamente io non ho mai avuto problemi e devo dire che è veramente un gran peccato, cioè perché così sarebbero stati il top del top. Ma diciamo è solo questione di abitudine, ragazzi. Ma quindi che ne penso? Credo che oggi loro siano le migliori cuffiette True Wireless al momento presenti sul mercato. E con questo video voglio rispondere soprattutto a chi di voi mi chiede e diciamo lo fate veramente spesso, appunto, quali cuffiette acquistare. Di fatto io continuo a pensare, e questo vale anche per gli smartwatch, che nella scelta comanda sempre il brand dello smartphone che utilizziamo. E quindi se utilizziamo un iPhone acquisterei le AirPods piuttosto che su Samsung prendere le Buds Pro, e ad esempio sul Pixel prenderei il Google Buds Pro. Ma da quando sono uscite loro,
il fatto che le ho provate veramente, veramente tanto. Oggi vi posso dire che queste Ear 2 di Notting vanno assolutamente benissimo con tutti gli smartphone e che a mio avviso dovrebbero essere oggi la scelta giusta veramente per tutti, soprattutto se consideriamo che a questo prezzo, 150 euro giù di lì, non trovate assolutamente niente di meglio. Brava Notting, e questo secondo modello mi fa assolutamente ben sperare per il nuovo Notting Phone 2. E prepariamoci a vederne delle belle, e ricordatevi che il sottoscritto lo dice dal day one di Notting. E se questo video vi è piaciuto, non dimenticate di lasciare un bel pollicione in su. Io vi aspetto sotto nei commenti, commentate, è importantissimo, commentate, soprattutto per chi non si è ancora iscritto al canale, lo faccio, ci vuole un attimo, tac, iscriviti, campanellina, messaggino. Via, con questo è veramente, veramente tutto. Noi ci vediamo con il prossimo fantasticissimo video. Ciao.